In TV, i piaceri della vita. Stasera mi trovo alla capannina di Franceschi. La capannina di Franceschi, noto comunemente come La Capannina, è uno storico locale di Forte dei Marmi, famoso negli anni 60 e 70. La capannina fu ceduta da Franceschi a Gerardo e Carla Di, che tuttora gestiscono il locale nel solco della tradizione, senza aver effettuato rilevanti modifiche nella struttura, che è praticamente ancora quella del dopoguerra. Il locale è frequentato da clienti che desiderano vivere serate in stile revival. Oltre alla musica anni 80, in determinati giorni della settimana è presente la moderna house commerciale come in ogni altro locale della Versilia. Quindi seguitemi, andiamo alla scoperta della capannina. Nadia. Nadia, di dove sei? Levanto. Levanto? Ah, wow, da Levanto questa sera in Toscana. Senti Nadia, cosa fai nella vita? Sono ragioniera. E che ragioniera, ragazzi, se permetto, voglio dire, ce ne vorrebbe di ragioniere così. Senti Nadia, che cos'è per te trasgredire? La Versilia? Trasgredire. Quando si parla di trasgressione, che cos'è per te la trasgressione? Trasgressione? Non esiste, la normalità forse, la trasgressione coi tempi di adesso. È vero, eh? La normalità quotidiana, andare avanti tutti i giorni. È tutto talmente particolare che è molto meglio la normalità, guarda, che non la trasgressione. Grazie, buonasera. Ciao anche a te. Mathieu, il che mi fa pensare molto internazionali, siamo internazionali. Il mio ragazzo francese viene da? De Paris. Je... Paris, Paris, che bello Paris, la città dell'amore. Mathieu, cosa ci fai qui, te in Italia? Ho degli amici qua e mi hanno invitato alla capannina, è bellissima. Ti piace l'Italia? Oui, 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 sì, sì, sì. CM, gli piace, gli piace. Dove sei stato in Italia? In che città? Firenze. Firenze? Pisa. Roma? No. Roma, no. No. La capitale, no. Devi andare a Roma, guarda, ok? Ma stasera ho visto la partita. Milan. Inter. Chi ha vinto? Milan, 3-0, Anche se sei io sono juventina, quindi. Grazie, merci beaucoup, alla prochaine. Grazie. Ciao, siamo alle
Alessandro Lacava, Francesco Botti e Francesca Manetti. Il nostro sogno si è realizzato. Vuoi realizzare anche il tuo? Se sai cantare, ballare e recitare, partecipa al concorso nazionale Baby Talent. E potresti diventare anche tu una star. Secondo lui 6 mesi, secondo me 6 anni. Okay. Chi è la donna e chi è l'uomo? Cioè lui fa l'uomo, io l'uomo. Secondo me non è vero che siete gay. Siamo un po', dai. Dai, davvero? 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 È vero. In bocca? Fa vedere? Non posso far vedere queste cose. Ci guarda anche i ragazzi. Complimenti alla Capanina, è un gran locale. Vedete. Grazie, molto gentile. Nonostante tu sei gay, mi fai complimenti. Ma sono l'uomo, eh. Grazie. Buona serata e buon divertimento. Boa, grazie. E qui la sposa? Io.
Yo. Ciao. Come ti chiami? Sara. Sara, quando ti sposi? Sabato prossimo. Wow, vicinissimo. Senti, allora stasera festeggiare la diannubilato con le amiche? Sì, con le amiche. Che cosa hanno organizzato per te? Ma siamo state a fare un aperitivo, cena fuori, poi ballare, scherzetti vari. Che bello! Senti, invece il futuro marito dov'è a fare l'addio al celibato? Stasera a Firenze. Poi ha fatto delle varie scene un po' osè con gli amici. Ma sei tranquilla? Sì, via, ci vuole, dai. Dai, via, vi auguro tanta felicità. Grazie. E auguri ancora. Grazie. Perché se mettiti un po' in posa lì, stavi facendo la foto bella pronta. Una foto ricordo. Come ti chiami? Paola. Paola, senti, secondo te cos'è la trasgressione? Cos'è? La trasgressione. La trasgressione? Sì. Ci sono molti modi per trasgredire. Per te qual è la trasgressione? Ma... il tradimento. Tradimento? Senti, ma dovessi trovare il tuo uomo, ti dovesse tradire il tuo uomo, lo perdoneresti? Non lo so. A trovarci. Sì. Grazie. A te, ciao. In TV, i piaceri della vita.